Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Una delle domande più frequenti che mi vengono fatte è meglio l'Apsan Zino Mini Pro o l'Autel Evo Nano? Questa è una domanda che mi fate in tantissimi, a cui però è difficile dare una risposta. Nel video di oggi cercherò di spiegarvi quali sono le differenze principali che ci sono tra Autel Evo Nano, in questo caso versione Plus, e Apsan Zino Mini Pro. Perché è difficile dire quale è meglio? Perché entrambi hanno dei pro e dei contro e delle caratteristiche che li rendono migliori in determinate situazioni e peggiori in altre situazioni. Ve lo dico subito, in questo video non vi dirò secondo me quale è meglio, quale è peggio, perché altrimenti scatenerei l'inferno, sarebbe come salire sul patibolo, perché mi troverei, se dico che è meglio nel Nano, mi trovo tutti i sostenitori Apsan che mi massacrano, se dico che è meglio lo Zino mi trovo tutti i sostenitori del Nano che mi massacrano. Quindi ho una mia opinione, però questo video serve appunto per fare capire a voi quale è più adatto alle vostre esigenze, perché ragazzi è un po' come dire meglio la Ferrari o la Porsche. Secondo me non è meglio una o meglio l'altra, è molto soggettivo e molto cambia in base anche a quello che uno ha intenzione di farci con quel prodotto e cosa ha bisogno da quel prodotto. Quindi qua è più o meno la stessa cosa. Adesso andremo ad analizzare i vari aspetti di questi due droni, perché poi almeno uno a fine video puoi decidere se acquistare lui l'Autel Nano o lui l'Apsan Zino Mini Pro. Partiamo da quello che è sicuramente un punto critico per quanto riguarda Autel, cioè l'acquisto. Attualmente l'Autel Nano, soprattutto nella versione Plus, cioè questa, quella con il sensore da 1 su 1.28 pollici, è difficile da reperire, nel senso che bisogna preordinarlo. Vi lascio qua sotto un link di uno dei store più grossi che ci sono in Italia, che ci dà la possibilità di preordinarlo e soprattutto ci dà la possibilità di preordinarlo senza versare niente. Praticamente lo si preordina, poi una volta che il drone arriva nei loro magazzini ed è pronto per la spedizione venite contattati, a quel punto se saldate il pagamento ve lo spediscono, altrimenti no. E questo è sicuramente un punto a vantaggio di noi consumatori e dimostra la serietà dello store che ve lo vende, perché comunque non sapendo in quanto tempo è in grado di spedirvelo non vi chiede niente a livello economico. Allora, quindi abbiamo detto lui difficile reperibilità in questo momento, lui lo si può acquistare un po' dappertutto, da Amazon a Banggood, quindi lo si trova un po' dappertutto. Poi per quanto riguarda i materiali costruttivi, lui è sicuramente superiore al Nano. Allora, chi li ha entrambi si sarà accorto che il Nano è molto più giocattoloso a livello di plastiche, a livello proprio di materiali. L'Apsan Zino Mini Pro è un altro livello, è più simile a un DJI, e questo ovviamente non che influisca poi sul comportamento in volo o meno, però quando lo si va a tirare fuori dalla confezione il Nano sicuramente sembra un po' più un giocattolino. Adesso andiamo ad analizzare quello che è uno dei punti salienti di questi due droni, il gimbal, perché entrambi hanno avuto praticamente gli stessi problemi, più accentuato su Apsan, meno accentuato sul Autel Nano, ma lo stesso problema. Entrambi hanno sofferto di effetto gelo, cioè l'effetto gelatina. Cos'è l'effetto gelatina? È questo diciamo movimento che c'è all'interno dell'immagine, che sembra che l'immagine sia gelatinosa. E a cosa è dovuto questo? È dovuto ad un problema uguale per entrambi. Il supporto, per intenderci, del tutto il gimbal, cioè il gimbal non è fissato in maniera rigida al drone, è fissato con dei gommini, e questo ovviamente vale per tutti i droni che hanno un gimbal meccanico. Allora, questi gommini non sono tutti uguali, quindi l'azienda che ha prodotto i gommini per questi droni, che sì, ovviamente non sarà la stessa azienda, però non ha prodotto i gommini con la stessa densità di gomma, quindi ci sono dei gommini più morbidi e dei gommini più duri. Quando il drone è stato creato e progettato con dei gommini, quindi poi anche il firmware era calibrato su quei gommini con cui è stato progettato, ma arrivando poi in produzione anche versioni con dei gommini
gommini diversi perché la gomma non era uguale, a questo punto si è creato questo fastidiosissimo effetto gelo. Adesso entrambi i prodotti hanno risolto, perché nelle ultime ovviamente produzioni i gommini sono stati diciamo sistemati con quelli che sono della densità ideale, però Abstan ne ha sofferto tantissimo, gli è costato sicuramente tanto nelle vendite, lui ne ha sofferto un pochino meno perché meno prodotti avevano questo difetto, anche se ce ne sono stati, perché infatti adesso nell'ultimo aggiornamento firmware è stato appunto introdotto un miglioramento per l'effetto gelo, andando a eliminare questo effetto nei modelli che ne risentono. Quindi da questo punto di vista hanno avuto gli stessi problemi. Poi per quanto riguarda la fotocamera, entrambi hanno una fotocamera incredibile, secondo me con un sensore davvero pazzesco per entrambi. Più o meno le dimensioni sono le stesse, qua abbiamo sullo Zino Mini Pro un sensore da 1 su 1.3 pollici, mentre di qua abbiamo un sensore da 1 su 1.28 pollici. Cosa vuol dire? Che il sensore più o meno è grande uguale, un pochino più grande quello dell'Outer Nano, ma di poco, quindi molto simili. Le caratteristiche per quanto riguarda video e foto sono molto simili, perché lui arriva a scattare foto fino a 48 megapixel, lui fino a 50 megapixel, quindi siamo lì, video in 4K a 30 fps, però c'è una diversità per quanto riguarda il bitrate. E cos'è il bitrate? È la quantità di dati che c'è all'interno di un video, cioè maggiori sono i dati che ci sono all'interno del video, più il video sarà dettagliato e perfetto. Qua abbiamo un bitrate che arriva fino a 200 megabit per secondo, mentre qua abbiamo un bitrate che arriva fino a 100 megabit per secondo. Allora, 100 megabit per secondo sono tanta roba, per intenderci, sono anche quelli che ha un DJI Mini 2 per capirci. Però qua abbiamo la possibilità di arrivare fino a 200. Io non li metto mai 200, anche perché poi diventano file davvero grossi da gestire, perché comunque già il 4K a 100 megabit per secondo crea file importanti. Se li mettiamo a 200 megabit per secondo diventano file davvero impressionanti. Ed è per questo uno dei motivi per cui Apsan ha optato di avere una memoria fissa e non la possibilità di inserire una micro SD. Mentre con lui inseriamo una micro SD per registrare video e foto, qua abbiamo una memoria fissa che può essere da 64 o 128 giga in base alla versione che decidiamo di acquistare. Ed il motivo perché per registrare 200 megabit per secondo, quindi una quantità di dati incredibile che arriva in maniera super veloce, c'è bisogno di un supporto che sia in grado di registrare in maniera super veloce. Le micro SD non ce la farebbero a 200 megabit per secondo, o non tutte ce la farebbero, quindi poi sarebbe subentrato il problema che certe micro SD ce l'avrebbero fatta, altre no, un casino incredibile. Quindi una memoria fisica che gli permette di registrare ai megabit che vogliamo. Quindi questo è uno dei pro che ha questo drone, nel senso un livello più alto di megabit per secondo, quindi un maggior dettaglio. Poi per quanto riguarda quello che guardiamo noi a livello video, lui, come tutte le versioni di Evo, molto più ruffiano. Cosa vuol dire? Che ha questi colori molto più accattivanti, che però non sono molto naturali, sia chiaro. Lui secondo me più naturale, anche se un po' freddino nei colori, però più naturali secondo me, per il mio modesto parere. Lui invece è all'opposto, colori molto più caldi e molto più accattivanti, che ad impatto visivo ci fanno gridare subito un po' più al wow rispetto a lui, però non sono secondo me molto reali, però sicuramente più accattivanti. Attualmente parlo attualmente perché lui è in fase di aggiornamento, di sviluppo, lui invece ormai è molto sviluppato, ha praticamente tutto quello che è stato dichiarato all'inizio da Apsan adesso è disponibile. Qua invece gli manca tantissime cose ancora di quelle dichiarate all'inizio, quindi non abbiamo un profilo log per quanto riguarda il Nano. Qua invece per l'Apsan Zino Mini Pro è già disponibile. Poi per quanto riguarda il comparto GPS, qua sull'Apsan Zino Mini Pro abbiamo GPS e GLONASS, mentre qua abbiamo GPS, GLONASS e Galileo, praticamente come il DJI Mini 2 per intenderci. Ed è un vantaggio diciamo non da poco, nel senso che lui in certe situazioni, sto parlando dell'Apsan Zino Mini Pro, fa più fatica ad agganciare i satelliti, diventa molto lento nell'agganciare i satelliti. Quando ce ne pochi disponibili è davvero lento ad agganciare quel numero necessario che ci permetta di volare in sicurezza, quindi che ci dia il decollo con il GPS.
mentre lui ovviamente, come fa anche il DJI Mini 2, è velocissimo nell'agganciarli in qualsiasi situazione, perché comunque ha più possibilità di trovare satelliti. Quindi questo è sicuramente un vantaggio dell'Autel Nano, ed è una cosa sicuramente fastidiosa di lui, questa lentezza in certe situazioni ad agganciare il numero di satelliti disponibili. E sempre riguardo il comparto tecnico, c'è una differenza, ed è una differenza secondo me non da sottovalutare, che lui, l'Autel Evo Nano, ha una ventola di raffreddamento, quindi il drone non tenderà a surriscaldarsi, mentre lui non ha una ventola di raffreddamento, come sapete, anche se ha risolto con i vari aggiornamenti firmware il problema di scaldarsi in maniera incredibile, perché comunque questa parte qua sotto davvero diventava incandescente. Adesso ha risolto il problema con appunto gli aggiornamenti firmware, però in questo caso Autel ha introdotto sicuramente un qualcosa che non è da sottovalutare, perché avere un drone fresco dal punto di vista hardware gli permette di avere una resa maggiore per quanto riguarda appunto i calcoli che deve fare il processore e tutta la scheda madre. E poi, già che ho in mano lui, poi vi faccio vedere anche lui e il comparto hardware che abbiamo qua sotto. Allora, lui ha un optical flow e due sensori ad infrarossi, e poi una luce a LED che si accende quando è buio. Quindi quando decolliamo al buio, questa luce a LED illumina il punto di decollo o di atterraggio. Però Abstan, secondo me, qua ha fatto un po' una stupidata, nel senso che ha introdotto questa luce a LED, quindi mettendo peso, e non ha potuto poi mettere una luce di segnalazione notturna, quindi in teoria lui di notte non potrebbe volare perché non ha una luce di segnalazione notturna, però c'è una luce per poter atterrare e decollare al buio. E qua secondo me Abstan avrebbe dovuto non mettere questa, se il problema appunto era il peso, e sicuramente lo è stato, perché 249 grammi, metterci di tutto e di più è sicuramente complicato. Io comunque non avrei messo questa, avrei messo la luce di segnalazione notturna se il problema era il peso. Mentre loro, come vi ho detto, qua abbiamo la ventola di raffreddamento, poi abbiamo due optical flow, quindi la scelta diversa, un optical flow per Apsan, qua due optical flow, però Apsan due sensori ad infrarossi, mentre qua abbiamo un sensore ad ultrasuono, quindi scelte completamente diverse per quanto riguarda il comparto hardware che c'è sotto al drone per la stabilizzazione del drone in overing. E poi quello che vi stavo dicendo prima, qua abbiamo una piccola luce di segnalazione notturna che, come vi ho detto, nell'Apsan Zino Mini Pro non c'è. Poi, per quanto riguarda le batterie, c'è una bella differenza, nel senso che lui ha più autonomia, e non sto parlando solo di quella dichiarata da Apsan, nel senso che il Nano è dichiarato 28 minuti, lui è dichiarato 40 minuti, ed è assolutamente vera la differenza, nel senso che c'è tanta differenza fra i due droni a livello di autonomia, si va dai 5 ai 10 minuti di differenza tranquilli. Poi entrambi i droni, ovviamente, se si attivano i sensori anticollisione, consumano molta più batteria, ma questo vale per entrambi. E appunto, già che ci siamo, parliamo dei sensori anticollisione che funzionano bene su entrambi i droni. Lui attualmente aggira anche gli ostacoli, quindi è il primo drone 249 grammi, dove ovviamente ho portato anche un video dedicato ad aggirare gli ostacoli, oltre che fermarsi, mentre lui attualmente si ferma solo. Non so se verrà integrata questa funzione di aggiramento degli ostacoli o se avrà solo la funzione di fermarsi, questo lo vedremo prossimamente con i vari aggiornamenti. Ovviamente, come capita anche per i droni più blasonati come il DJI Air 2S, le piante con i rami senza le foglie non li vedono, ve lo dico subito, ma sia loro che un DJI Air 2S, come vi stavo dicendo, se è una pianta con le foglie, ok, ma se sono le piante che abbiamo adesso in inverno, c'è solo i rametti secchi, la maggior parte non vengono visti, quindi state attenti e non pensate ma tanto ai sensori anticollisione, no, ci vanno dentro diretti. Poi parliamo del radiocomandi. I radiocomandi secondo me sono belli entrambi, nel senso che ci danno entrambi un bellissimo feeling in volo per entrambi i droni, cioè li sentiamo bene, sia a livello di stick, sia a livello di molle, sia a livello di reattività, cioè veramente un feeling incredibile per entrambi. Sicuramente una cosa che li rende differenti, a parte l'ergonomia che è completamente diversa, due scelte completamente diverse appunto per quanto riguarda la forma e anche la dimensione, perché guardate questo chiuso quanto è grande e guardate questo chiuso quanto è grande, cioè praticamente sono quasi due di questi se li vado a sovrapporre, cioè
L'ingombro è di due di questi ed è una cosa che non amo di questo radiocomando, l'ingombro, perché su un drone a 249 grammi, dove appunto la portabilità è il punto forte, questo radiocomando è davvero impegnativo a livello di ingombro, perché comunque va valutato tutto l'ingombro compresa l'antenna ed è davvero davvero importante. Qua invece, ragazzi, vedete che è molto più compatto. E poi un vantaggio che abbiamo qua in quello dell'Apsan Zino Mini Pro, che potrebbe essere utile, non utile, o a uno potrebbe fregargliene sì, a uno fregargliene no, è il display. Abbiamo un display che ci dà tutte le informazioni di volo necessarie e in tante situazioni lo trovo comodo. Quando nello smartphone si vede poco, qua si vede sicuramente di più, e avendolo in una dimensione più ridotta di questo, direi che sicuramente è un vantaggio da non sottovalutare. Poi per il resto, bene entrambi, io anche con questo a livello ergonomico mi trovo bene, come anche con questo, che secondo me a livello ergonomico è tanta roba, mi piace, però come ho detto, le dimensioni in questo caso fanno la differenza, ma non in positivo. Poi, sempre parlando di radiocomandi, però parlando di trasmissione, c'è da dire una cosa riguardo le trasmissioni video. Allora, lui è pazzesco, perché lui, essendo un drone che ha tre frequenze, quindi trasmette sulla 2,4, sulla 5,2 e sulla 5,8, ha un sacco di possibilità di switchare da una frequenza all'altra, andando a coprire uno spettro incredibile di frequenze, quindi anche in zone molto intasate della rete wifi lui è incredibile e riesce anche ad aggirare ostacoli davvero importanti, cioè un palazzo, girare intorno a un palazzo senza perdere il segnale è pazzesco. Lui è anche lui incredibile da questo punto di vista, secondo me sono entrambi nettamente migliori rispetto al DJI Mini 2 da questo punto di vista, però secondo me lui è ancora superiore rispetto a lui, sebbene anche lui è incredibile per quanto riguarda la trasmissione video, anche perché il ritorno video qua è dato a 1080p come risoluzione massima di ritorno video, qua addirittura arriviamo a 2K di risoluzione video nello smartphone. Ovviamente poi bisogna avere anche lo smartphone che abbia una risoluzione video in 2K, però lui è in grado di avere una risoluzione video nel ritorno video incredibile. Andiamo a parlare di quello che è l'applicazione di volo, quella che andiamo a installare nel nostro smartphone. Quella di Apsan secondo me è un po' più macchinosa, un po' più complicata, non è disposta benissimo, potevano fare qualcosina di più, sto parlando quando si entra nelle impostazioni, nelle opzioni di volo, nelle opzioni della videocamera, ma potevano fare meglio. Per i miei gusti mi piace di più quella di Autel, mi sembra un po' più pulita, un po' più semplificata, sebbene faccia tutto anche lei, però mi sembra un pochino meglio. Poi andiamo a parlare di quello che ci danno le applicazioni di volo collegate ai nostri droni, cioè i voli automatici. Allora, qua Apsan è nettamente più avanti rispetto ad Autel, perché comunque, sebbene anche Apsan aveva rilasciato un drone incompletissimo come ha fatto anche Autel, adesso ovviamente essendo uscito prima è stato aggiornato e sviluppato con tutti i voli automatici. Qua invece ancora un po' di cose mancano. Le principali differenze stanno soprattutto nell'Active Track, che qua è già disponibile, mentre qua è stato pubblicizzato quando il drone è stato presentato, ma non è ancora disponibile. Qua abbiamo i waypoint, mentre nel Nano non ci sono, ma non so se mai nemmeno ci saranno. Questo non è stato pubblicizzato, mi sembra, in nessun video, quindi non so se mai arriveranno. Poi andiamo a parlare adesso di quello che è il prezzo, cioè quello che alla fine è quello che interessa tanti, perché è la cosa principale: quanto dobbiamo spendere per avere lui e quanto dobbiamo spendere per avere lui. Che poi non per forza il prezzo ci fa decidere il prodotto, perché poi se determinate caratteristiche quel prodotto non ci interessano, ovviamente anche il prezzo magari passa un po' in secondo piano, però la differenza di prezzo attualmente è davvero tanta. Lui Autel Nano versione Plus costa tra gli 800 e i 900 euro, lui l'Apsan Zino Mini Pro costa tra i 450 e i 550 euro, quindi la differenza è davvero davvero tanta, si aggira intorno ai 300 euro ed è davvero importante per due droni che sono davvero molto simili per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Quindi ragazzi, scrivetemi voi nei commenti la vostra opinione, quale avete comprato, quale avete intenzione di comprare. Spero di avervi spiegato e di avervi chiarito le idee o i dubbi che avevate, perché comunque in tantissimi mi avete scritto. Ovviamente, come vi ho detto, la mia opinione rimane
la mia, io so qual è meglio secondo me, ma secondo la mia opinione, che poi non è un giusto o uno sbagliato, perché come vi ho detto diventa molto soggettiva per alcune caratteristiche che uno ha meglio dell'altro e viceversa. È solo una questione di scelta personale secondo me in questo caso, però fatemi sapere voi la vostra scelta personale qual è stata o quale sarà. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui ho cercato di chiarirvi le idee su questi due droni 249 grammi, secondo me incredibili per quello che ci danno, secondo me pazzeschi entrambi, se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, ante prime, voli in FPV, stampe 3D, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte dove posto tanti coupon sconto e tantissime offerte per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!